donne, coppie che prima dovevano rivolgersi all'estero per ottenere un diritto che la Corte Costituzionale ha detto che è garantito. Penso che la procreazione medico assistita di tipo eterologa a regime fra qualche anno potrà rappresentare anche il 25-30% delle tecniche che noi possiamo offrire. Direi che le procedure possono essere le stesse, può essere più personalizzato il percorso, un rapporto magari più diretto rispetto al servizio pubblico. L'assunzione della spesa è a carico totalmente della coppia, mentre nel servizio pubblico c'è solo un insieme di ticket. Sia per tecniche in vivo, l'inseminazione intrauterina, sia per tecniche in vitro, FIV ed ICSI, tecniche a fresco, sia da crioconservazione dei gameti, spermatozoi o ovociti che siano, e di embrioni nei casi previsti per legge. Possiamo eseguire i casi maschili severi dove lo spermatozoo non lo possiamo recuperare nell'eiaculato del partner, possiamo benissimo recuperarlo direttamente dal testicolo mediante una tecnica che è chiamata TESA. Io e la mia equipe siamo tutti veramente soddisfatti di questa opportunità che stiamo offrendo e vivendo. La famiglia non è più una famiglia stereotipata come anni fa, è diventata di diversità culturali, ricostituita dopo un divorzio. Noi cerchiamo di offrire anche una famiglia eterologa. Oggi ha tante sfaccettature, non è più quella di una volta.